Ciao, oggi voglio fare una sfida contro il tempo, una sfida contro me stessa. Vediamo quanto sono veloce a impaginare un EPUB fluido che voglio regalare utilizzando del testo che ho copiato e incollato dai social e che voglio impaginare con InDesign e regalare a una persona. Metterò un timer di 50 minuti e vediamo se riesco in questo tempo a impaginare da zero un ebook fluido con InDesign. Ma vediamo il materiale che ho preparato. Allora, in questa cartella ho preparato esclusivamente gli elementi grafici che voglio utilizzare per realizzare questo documento. Quindi ci sono delle fotografie dei file di Illustrator che poi utilizzerò per la copertina. Questo qui sarà un tempo extra. Dentro un file di InDesign ho semplicemente incollato i testi di un post, dei post di Facebook, quindi sono in ordine cronologico, li ho incollati, vedete, dall'inizio c'è una data, poi c'è il post di Facebook, c'è una data, il post di Facebook e così via, per un periodo che va da giugno 2020 fino a, vediamo un po' qua, mercoledì 24 marzo 2021, d'accordo? Quindi li ho incollati brutalmente così come erano su Facebook, ho anche fatto degli acapi. Allora adesso io li ho buttati dentro un file di InDesign così a caso, ma questo file, visto che avevo l'idea di impaginare un ebook, l'avevo già preparato in formato 1024x768. Per partire dall'inizio partirò proprio copiando e incollando questo testo, quindi ora faccio partire il timer, mi do 50 minuti di tempo e vediamo cosa riesco a impaginare in questo periodo. Allora faccio partire il tempo, qui 49:58, per partire proprio dall'inizio copio questo testo, me lo copio in memoria e riparto da zero, quindi faccio un nuovo documento, in questo caso per i dispositivi mobili. Vado a scegliere il formato iPad, io scelgo il formato iPad verticale, mettiamo magari anche dei margini più grandi di quelli che avevo previsto precedentemente, facciamo 80 pixel anziché quelli che avevo messo 36, diamo l'ok e andiamo a controllare se InDesign nelle pagine mastro ha creato la gabbia principale. Questo è molto importante, quindi nella pagina mastro, come potete vedere, c'è la gabbia quella principale e ho la prima gabbia di testo. Adesso se io mi metto nella prima pagina e incollo il testo che ho copiato dal documento precedente, quindi incollo, InDesign creerà tutte le pagine che servono per rilasciare il testo che avevo copiato. Come potete vedere l'ha già buttato dentro in un secondo, quindi le nostre gabbie concatenate, vedete, se facciamo, ci allontaniamo, sono già concatenate. Benissimo, se vogliamo vedere proprio anche la concatenazione, visualizza, extra, mostra sequenze di testo. Benissimo. Adesso, prima cosa da fare, io di solito inizio preparando gli stili di paragrafo. Chi mi conosce sa che è la mia fissa. Quindi inizio subito preparando uno stile per la data e uno stile per il testo. Per esempio, vado a fare un nuovo stile di paragrafo che chiamerò data e vado subito a scegliere due font, facciamo un Barlow Black corpo, lasciamo pure il 12 perché negli EPUB fluidi non serve fare dei formati grandi. Poi voglio utilizzare i colori, per esempio facciamo il magenta, ma siccome io voglio utilizzare i colori in ciano magenta, vado a prendere la finestra dei campioni e vado a trasformare questo colore da RGB a ciano magenta perché preferisco dargli un colore al 100%. Ok, anche perché ho creato un cuoricino che ha dentro proprio questo colore, quindi controlliamo se la data in Barlow Black, colore magenta, ok. Poi prepariamo anche uno stile per il testo lungo, io farei semplicemente un Barlow corpo 12, quindi facciamo basato su nessuno, qui ci scriviamo testo lungo. Per adesso mi bastano questi due stili, facciamo un Barlow normale stavolta, vediamo qua,
barlo regular. Figurati se non c'è un barlo regular. E facciamo Arial per il momento, dopo cambiamo il font. Preparerei anche, visto che ci sono, vedo dei dialoghi, un altro stile che darò ai dialoghi, quindi magari facciamo un testo lungo grassetto corsivo da utilizzare per i dialoghi. Quindi duplico questo stile e lo posso anche basare su quello precedente, lo chiamo dialoghi. Se lo voglio fare basato su testo lungo, ma gli diamo semplicemente un bold italic, così li vediamo. Ovviamente questo non voglio formattarlo. Poi dunque ho preparato i tre stili, quindi la data, il testo lungo e i dialoghi, diciamo che ci siamo. Visto che voglio anche importare gli elementi grafici, in particolare un cuoricino che ho realizzato in PNG, quindi questo cuoricino lo voglio inserire vicino a ogni data, per cui preparo anche uno stile oggetto da associare a questo cuoricino. Quindi lo tengo selezionato, lo chiamo cuoricino e diamo a questo cuoricino semplicemente delle dimensioni di vediamo un po', così quando andremo a dimensionare il nostro cuoricino, che adesso è 24 pixel per 24 pixel. Perfetto, applichiamo questo stile. La prova che lo stile è applicato è che se faccio doppio clic e vado a controllare con anteprima, vedete, diventa giallo, azzurro, quindi vuol dire che lo sta facendo. Benissimo, questo cuoricino adesso ha lo stile oggetto. Bene, a questo punto semplicemente vado a selezionare tutto il testo, ovviamente facendo così si seleziona tutto il testo di tutto il documento. Benissimo. E voglio andare a formattarlo con testo lungo, per cui con un solo clic, tenendo schiacciato Alt, si seleziona il testo lungo. Che cavolo di colore gli ho lasciato? Testo lungo l'ho fatto fucsia. Andiamo a togliere subito il fucsia. Qua lo voglio fare nero. Tac, perfetto. Ok. Adesso voglio andare a pulire tutti quegli acapi che si vedono, perché le ho fatti quando ho copiato e incollato brutalmente, quindi se faccio mostra caratteri nascosti ci sono tutti questi acapi vuoti che non servono a niente, mi danno anche fastidio, anche se nell'EPUB poi vengono eliminati automaticamente. Ma voglio pulire questo testo. Per pulire il testo semplicemente utilizzo la funzione trova sostituisci e vado a semplicemente pulire nella scheda del testo. Qua ci sono già delle ricerche pronte nel menu, io vado a dirgli sostituisci gli acapi multipli da più acapo a un singolo acapo, ad esempio, quindi gli diciamo di cercarne il documento, lui li trova, sostituisci, facciamo sostituisci tutto, ok. Poi voglio anche pulire gli spazi multipli, perché ho visto che ci sono delle spaziature multiple sparse qua e là. Vedete, qua ci sono i puntini, ma in alcuni punti ci sono un sacco di barre spaziatrici, quindi qua vado di nuovo nel più spazi e un solo spazio, trova, eccolo lì, sostituisci, facciamo un sostituisci tutto, perfetto. Così è solo il mio testo è pulito. Salviamo questo documento prima che succeda qualcosa, quindi vado sulla scrivania, vado nella cartella che ho chiamato così. Lo chiamiamo Margherita ebook, per esempio, salva, chiudo. Adesso vorrei formattare tutte le date semplicemente applicando lo stile data. Allora, una cosa che non ho messo è lo spazio dopo, quindi allo stile data vado subito ad aggiungere uno spazio dopo di 30 pixel, no, sono troppi, facciamo 20, aggiungiamo anche uno spazio prima di 20 in modo che si crea uno stacco, e magari uno spazio prima lo vogliamo più ampio, facciamo sopra di 40 e sotto di 15, così si stacca di più da quello precedente. Benissimo. La dimensione di questo carattere barlo black la voglio più grande, già che ci sono, facciamo che questo, il titoletto lo voglio corpo 15, così si vede meglio.
ok, adesso non mi interessa formattarlo, salviamo fin qua. Dunque, per applicare le date, non ho nessuna intenzione di andare a cercarle a destra e manca per tutto il documento, quindi utilizzerò una funzione grep. E alcune date finiscono per esempio con il 2020, perché sono quelle che erano appunto le date del 2020, e alcune più avanti avranno la data 2021. Allora, per non star qui a scervellarmi a creare un grep doppio, che si può fare benissimo, ma adesso non mi viene in mente, che cosa faccio? Io voglio fare un trovami tutti i testi che finiscono con il 2020, quindi faccio cercare ad InDesign tutti i paragrafi, perché tutte le date sono dei paragrafi, che finiscono con il 2020, e gliele faccio formattare con lo stile che ho preparato. Facciamo così. Quindi vado nella finestra del trova sostituisci, vado a dire nella funzione grep, cancelliamo tutto, diciamo trovami tutti i testi 2020 che però si trovano come posizione alla fine del paragrafo, e sostituiscili con la stessa scritta, perché non è che voglio eliminare 2020, quindi qua metto trovato 1, trovato testo trovato, però voglio cambiare il formato, quindi vado ad applicare quale stile di paragrafo data. Vediamo se funziona, devi cercare in tutto il documento, trova, mi trova il primo 2020, sostituisci, e ovviamente essendo un paragrafo, per cui trova successivo, sostituisci, facciamo sostituisci tutto, 32 date col 2020. Adesso facciamo la stessa cosa con il 2021, perché ovviamente si sono formattate, se scorro, solo le date col 2020. Adesso andiamo a fare la stessa cosa con 2021, quindi trova, sostituisci, trova, sostituisci tutto, fatto, per cui le date le ho già formattate in un click. Adesso vorrei formattare tutti i testi che ci sono fra le virgolette, che sono appunto i dialoghi, e quindi utilizzerei ancora il grep e farei una cosa del genere. Allora, aperte le virgolette, trovami qualsiasi carattere, quindi qualsiasi carattere, più volte questo carattere, per cui non solo un carattere ma ripetuto, quindi ci mettiamo il simbolo del, come si chiama, dell'asterisco, asterisco maiuscolo si fa asterisco, chiuse le virgolette, ok, e ovviamente sostituisci con quello che trovi, perché tutto quello che trova va bene, ma gli cambio il formato, quindi il formato di questo deve essere stile di paragrafo dialoghi. Vediamo se funziona, trova, non all'interno del testo, per cui voglio cercarlo all'inizio del paragrafo, perché altrimenti me lo trova anche dentro nel testo, cosa che io non voglio, quindi non voglio fare questo. Quindi devo dirgli posizione all'inizio del paragrafo. Vediamo, trova, ovviamente trova all'inizio del paragrafo, posizione, trova, perfetto. Quindi facciamo un sostituisci tutto, vediamo se l'ha fatto giusto, faccio passare un attimo velocemente, sembrerebbe di sì, mi allontano, magari coloriamo un attimo lo stile, questo qua dialoghi, di un colore diverso, così capisco se l'ha fatto giusto, solo per vederlo. Perfetto, ok, è andata. Adesso quindi in tutti i punti dove c'è il dialogo, con le virgolette aperte o chiuse, mi ha messo questo stile, mi va benissimo. Vado a rimettere il colore nero, nel frattempo
faccio una piccola pausa dicendovi che se siete interessati ad altri tutorial, ricordatevi di iscrivervi al canale di YouTube, ma soprattutto al canale di Telegram. Vi lascio il link qui sotto in descrizione, perché sul mio canale di Telegram troverete quasi quotidianamente dei tutorial o delle curiosità, dei link di ispirazione. Quindi la mia community si riunisce su Telegram, dove io metto molto frequentemente un sacco di informazioni utili, divertenti, di ispirazione, ma soprattutto per risparmiare tempo, fatica e ovviamente divertirsi tutti insieme e confrontarsi con altri professionisti. Questo, poi c'è anche la mia piattaforma Creative Master, che vi consiglio di andare a visitare, e anche lì l'iscrizione è gratuita. Troverete tantissimo materiale per imparare un sacco di cose e vi sarà utile per impaginare, ma anche per realizzare illustrazioni con Photoshop, e Illustrator, fotomontaggi, editoria digitale. Ci sono le registrazioni di ore e ore di webinar, quindi ve lo dico, e ho dedicato qualche secondo anche a questa informazione. Proseguiamo. Quindi io adesso vorrei mettere di fianco a ogni data quel cuoricino, ma non ho nessuna intenzione di andare a fare copia e incolla manualmente. Nel frattempo vi faccio notare che aggiungendo e togliendo eventualmente spazi in design mi va ad aggiungere, a togliere le pagine, perché grazie alla gabbia di testo principale, queste pagine vuote le possiamo buttare, se io vado a ingrandire o rimpicciolire il testo, lui andrà ad aumentare e diminuire il numero delle pagine che servono per impaginare questa cosa. Quindi andiamo a prendere il nostro cuoricino che avevo abbandonato qua da qualche parte, eccolo qua. Mi copio questo cuoricino che ha lo stile di oggetto cuoricino, lo copio, perché adesso vorrei andare a incollare alla fine di ogni paragrafetto con la data il cuoricino. Quindi utilizzerei ancora il trova sostituisci con i grep. Quindi andiamo nei grep, cancelliamo la ricerca precedente, cancelliamo tutto. Voglio cercare tutte le volte che c'è 2020 che si trova a fine paragrafo, quindi posizione a fine paragrafo, e voglio sostituirlo con quello che ho trovato, quindi la stessa cosa, per cui lascerei il 2020 e a fine paragrafo, testo trovato, ma di fianco faccio uno spazietto, ci voglio incollare quello che ho in memoria. Quindi nel menu altro, contenuto formatato appunti, che lui mi fa vedere come questa tilde C, c'è quello che io ho copiato, cioè il mio cuoricino. Quindi voglio cercare nel documento, vediamo, trova sostituisci, ok, facciamo pure sostituisci tutto, e a 31 date mi ha incollato il cuoricino. Ovviamente facciamo la stessa cosa anche per il 2021, trova, sostituisci, trova, sostituisci tutto, e via anche con la sostituzione del 2021. Allora, non mi piace la posizione del... Ah, qui ci sono i caratteri, così, qui erano probabilmente delle iconcine, delle emoji che si sono perse nella formattazione di questo font. Allora, lo cancellate. Dunque, per decidere la posizione del nostro cuoricino, quella la gestiamo con lo stile oggetto. Quindi vado su cuoricino, apro lo stile oggetto, vado a scegliere la posizione, magari mi metto in un punto dove se ne vedono più di uno di cuoricini, vediamo se siamo fortunati, tipo qua, cioè se ne vedono due di cuoricini. Voglio andare nello stile oggetto e nella opzione di dimensione posizione, posso ingrandire e rimpicciolire il mio cuoricino se voglio farlo più piccolo. Adesso faccio 10x10 per farvi vedere, diventa micro ma troppo piccolo, lo voglio ingrandire un po', facciamo le misure agganciate, così quando per cui la dimensione del cuoricino la scelgo da qua, la posizione del cuoricino la scelgo con le opzioni dell'oggetto ancorato, perché questo oggetto si è ancorato nel testo. Quindi nelle opzioni dell'oggetto ancorato, adesso lui mi dice nella riga, io posso ancora spostarlo, vedete, in su o in giù mettendo un valore positivo o un valore negativo. Se faccio meno 10, adesso non ha senso, però meno 10 si sposta in giù,
facciamolo meno 2 perché mi sembrava troppo in alto, otticamente facciamo meno 3, no meno 3 ho detto, meno 3, tac, mi sembra buono. Mi sembra buono, facciamo un'anteprima per vedere come è venuto, facciamo l'inserimento della copertina all'inizio di tutto, quindi vado a pagina 1, butto via questo cuoricino, mi metto qua davanti al giugno, vado a capo, mi metto sulla riga vuota, rimostro le guide, qua nella prima riga vado a inserire l'immagine della copertina, l'immagine della copertina che è cover, questa, apri, la vado ad ingrandire a tutta pagina perché voglio che la mia copertina sia grande tutta la pagina, voglio che questa immagine sia incollata come oggetto ancorato nelle opzioni sopra la riga di testo, anzi se la lasciamo qua ancorata nella riga verrà rasterizzata, è già tutto rasterizzato per cui mi va bene anche così. Cosa voglio fare? Voglio applicare un testo alternativo a questa immagine, quindi vado in opzione di esportazione oggetti e vado nelle funzioni di testo alternativo e vado a scrivere copertina grafica con immagine di Margherita e due cuori con le faccine delle sue bimbe. Ok, chiudi, quindi questo è il testo alternativo. Facciamo una prima esportazione, mettiamo il titolo qua sotto, magari aggiungiamo anche qua un titolo: Super mamma al tempo del Covid-19. Mi preparo uno stile anche per il titolo, quindi facciamo un nuovo stile di paragrafo, facciamolo corpo, facciamo un barlo black, corpo 30, allineato centrato, lo spazio dopo facciamo di 60 pixel, ok, vediamo com'è, va bene, poi ci dobbiamo mettere i credit e tutte queste cose che adesso non saprei che cosa mettere, comunque abbiamo utilizzato per adesso di questo timing 29 minuti e siamo già arrivati a questo punto. Intanto InDesign avrà creato tutte le pagine che servono, se io vado appunto ad aggiungere vedete che si è allungato il file, quindi non so qui se c'è ancora da scrivere i credit o altro, adesso ho mezz'ora di tempo, 20 minuti di tempo per fare tutto il resto del lavoro, ma la parte più importante, l'impaginazione, è già fatta, quindi ci sono i cuoricini, ci sono i salti, gli spazi prima, magari possiamo decidere che il nostro EPUB si apra su una pagina nuova ogni volta che c'è questo stile, quindi quando adesso andrò ad esportare il mio EPUB in formato fluido, scorrimento testo, eccolo qua, formato EPUB 3, come copertina che voglio vedere sul mio scaffale, posso rasterizzare la prima pagina o posso caricare ancora l'immagine. Adesso noi abbiamo messo come prima pagina la copertina vera e propria, per cui potrebbe andare bene quella lì. Il sommario di navigazione lo dobbiamo ancora preparare. Adesso se vogliamo fare un sommario di navigazione sullo stile delle date, io direi che come ordine di pagina va bene. Dividi documento, io voglio che faccia il salto pagina quando trova lo stile di paragrafo data, ecco qua, quindi esportiamo, vediamo un po', c'è un ancoraggio, sì, probabilmente c'è dentro un link, adesso andiamo a vedere dov'è quel link, apriamolo, eccolo qua, la copertina ovviamente sulla prima pagina, adesso ne stiamo vedendo due,
di pagine insieme, vedete? Se scorriamo a pagine singole, ogni volta che c'è un post si apre la pagina e c'è il cuoricino di partenza. Ma farei anche un testo giustificato, potremmo fare un testo giustificato. Eccolo qua il link, questo è saltato questo link. Qui ci andrebbe uno stile di... ma io questo qua lo pulirei. Il 29 giugno, andiamo a vedere al 29 giugno che cosa è successo. Anzi, prendo la finestra dei collegamenti ipertestuali, che è questo qua, vediamo. Scusate. Collegamento ipertestuale a pagina 9, vediamo cosa c'è a pagina 9. Ma questi qua li cancellerei tutti. Non voglio nessun collegamento ipertestuale, via. Ecco, e invece voglio fare il sommario con gli stili delle date, quindi voglio che tutti gli stili vadano a finire nel sommario, quindi vado a impostare in stili di sommario, tutti gli stili data devono andare a finire nel sommario. Lascio lo stesso stile, tanto non si vede, non devo mostrarlo all'interno del documento. E qui c'è il mio sommario, non vado a scaricarlo da nessuna parte. Riesportiamo, salviamo fino a qua, riesportiamo questo documento in formato EPUB fluido, eccolo qui, sostituiamo quello precedente. Possiamo anche non rasterizzare la prima pagina e caricare l'immagine della copertina, per esempio, possiamo far così. Ok, divido documento. Ah, il sommario, devo esportare il sommario, esporta. Qua, quando gli dico scorrimento, sostituisci, devo richiamare il sommario dentro qua. Livelli multipli stile sommario. Ok. E qua adesso è presente il sommario che mi porta alle varie date a secondo di quello che io vado a cliccare. Vedete, 21 agosto, eccetera, eccetera. Torno a pagina 1, indietro, e c'è la copertina, Super Mamma, e poi i vari post. Qui adesso immagini non ce ne sono, per cui il lavoro è di fatto già terminato. Per cui capite come sia importante saper utilizzare quelle funzioni di oggetti ancorati, grep, niente di particolarmente complicato, però vedete che in mezz'ora ho già terminato il lavoro. Mi rimangono questi 23 minuti di tempo e io ho spiegato mentre stavo lavorando, quindi potevo andare ancora più veloce di così. Spero che questo video vi possa essere stato utile. Se volete continuare a imparare e essere veloci, risparmiare tempo, fatica, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao!